quando Biopen ci ha contattato ci ha ispirato molto il luogo, perché appunto l'orto botanico non è molto conosciuto neanche ai milanesi. Per noi era anche un'opportunità per farci scoprire, magari in qualche modo anche appartenere a questo mondo un po' segreto dei profumi. Il progetto nasce da questa idea di far rinascere dei marchi scomparsi. Ci hanno fatto vedere la bottiglia del profumo, il nostro era molto art déco, quindi noi abbiamo preso ispirazione alla bottiglia. Questo ripescare in pratica da queste aziende storiche, maison di profumi del periodo 20, 30 e 40, abbiamo usato questa decorazione tipica, letta in chiave più contemporanea, per i colori, per i materiali, giocata con questa sensazione di scoperta, di contemporaneità, che soprattutto è data da questo flacone, che non è un flacone in realtà, ma come fosse una meteorite, un elemento spaziale che è andato in pratica a catapultarsi in questa specie di stanza che creiamo. Mi auguro che l'Expo per Milano non si conclude alla fine dell'Expo, che però ci dia anche la possibilità di sperimentare con cose nell'avvenire. Sicuramente l'idea del cibo, della tavola, cazzapannello Milano, Italia, perché per eccellenza l'alimentazione. Spero che anche per la città ci sia un entusiasmo anche per l'Expo e per quello che può offrire la città. La rivista Interni, diretta da Gilda Boiardi, in pratica ha fatto tanti progressi, dalle prime edizioni più legate al mondo del mobile, quindi al design proprio specifico sull'arredo. E poi, come quest'anno, in questa situazione qua, al Giardino Botanico si sta aprendo anche in altri orizzonti. Ci sono stati dei progressi su quali non ha smosso solo la città, ma anche proprio tutta Italia, tutta Europa e tutto il mondo.